Sono Valerio Betti, vicepresidente di COB, Social Innovation, e fondatore della Casa dell'Innovazione. La Casa dell'Innovazione è appunto il luogo dove siamo adesso e dove si svolgerà la rassegna. La rassegna cinematografica documentare Chilometri Zero si svolgerà giovedì 12 e venerdì 13 aprile presso la sede di COB e giovedì 19 aprile sempre presso la sede di COB, mentre la serata finale si terrà alla Fondazione Rocca dei Bentivoglio. E quindi presentiamo una decina di titoli con alcune eccellenze che però non vogliamo citare per sottolineare, ah, abbiamo il grande titolo, ma abbiamo un film di Locarno che è in anteprima, credo, regionale. Viene presentato il 20 di aprile alla Rocca di Bentivoglio. Ah, quello Il del... finale, il gran finale. Purtroppo non abbiamo l'autore perché è impegnato che è un amico, Riccardo Palladino, è un grande regista, un coetaneo mio. Ah, ma gli altri corti sono tutti importanti e ci sono anche due presentazioni di progetti, quello di Gabriele Veggetti di YouFactory, che è un Esatto. progetto dell'assessorato alla cultura del comune di Valsamoggia, che è un laboratorio che si tiene a Castelletto per ragazzi tra le medie e prime superiori. Che è un laboratorio che abbiamo tenuto con Caucaso e abbiamo pensato di valorizzare la produzione di questi ragazzi che si stanno lanciando nel filmmaking. Allora, Vai, vai. l'idea, ne parliamo sì di innovazione tecnologica in questo luogo, ma anche di innovazione sociale. Proprio per questo motivo, assieme ad Enrica, appunto, ci è venuta l'idea di organizzare una rassegna, ma una rassegna diversa, una rassegna con delle caratteristiche diverse rispetto a quelle già esistenti. Quindi abbiamo scelto cortometraggi, documentari, sperimentali, poca fiction, questo è il mio limite, che magari colmeremo, o comunque non ci diamo delle regole di minuto. Sui contenuti, questo chilometro zero è stato scelto in qualità di brand che potesse attrarre qualcosa di più ampio. Voglio dire, è stato scelto chilometri zero come calamita per parlare di produzioni dedicate a un territorio specifico. Ma questo territorio può essere un appartamento di San Paolo, così come un villaggio nel Medio Oriente, ma anche un piccolo borgo in Romagna, nelle Marche, nel Meridione o sulle Alpi. Quindi l'attenzione a un territorio. E questo, diciamo, è in parallelo a questo processo costante, che non è una cosa nuova, ma c'è sempre stato, di valorizzazione locale che esiste in questa valle, ma come altrove, cioè questa valle come Certo. altrove. Una sorta di cittadella della cultura che resiste a un imbarbarimento generale che poi non si sa se questo periodo è più barbaro di un altro, però comunque una cittadella della cultura. La Valsamoggia lo è, una valle della cultura, anche dal punto di vista cinematografico, Quindi riconosciamo qualcosa. da Valsamoggia. Ok, Sì, è molto importante. questo lo diciamo. Manterremo, come abbiamo detto, sicuramente un taglio sempre molto semplice, sbarchiamo però anche fuori dal Valsamoggia, ci spingiamo fino al Kinodromo a Bologna, Nel cuore del Pratello. esatto, nel cuore del Pratello, appunto per una serata che sarà una sorta di preview e per appunto portare anche a Bologna, far conoscere anche a Bologna, in un luogo molto significativo qual è il Kinodromo. La nostra idea. 5 aprile alle ore 20 è un lancio molto conviviale, anche questo, e ringraziamo l'ospitalità, anche lì è nato un bel gemellaggio. Sì, documentari chilometro zero nasce insieme a Valentina Bontà, a Valerio, a COB e all'aiuto di Caucaso, la cooperativa di cui faccio parte, e viene anche da un percorso, io direi anche decennale, di rassegne che vengono fatte anche con Luciana Valente, con la Fondazione Rocca del Bentivoglio nel territorio. Rassegne che hanno sempre premiato l'approfondimento piuttosto che la competizione, ma questo così proprio per stile di interesse. C'è tempo per i festival, c'è tempo per le rassegne più di approfondimento. Questa lo è, e abbiamo pensato di dare risalto a produzioni documentarie e di cortometraggio, non soltanto il lungometraggio.
Diciamo ogni durata, nel senso può esserci un piccolo corto da 7 minuti, come anche un mediometraggio da 60 minuti. Cerchiamo comunque di non affollare troppo la serata perché diamo spazio anche alle eccellenze del territorio da un punto di vista enogastronomico, soprattutto enologico. E quindi ogni serata ha una cantina che gentilmente ha offerto il proprio prodotto come sponsoring. E avremo anche la presentazione di Boschiglia, di questo film sull'Appennino che si intitola Entroterra, che è un film molto importante sull'abbandono e sullo spopolamento delle zone interne dell'Appennino, che è un grande progetto di quattro ragazzi, tre tarantini e un lucano, che verrà presentato poi al Trento Film Festival in anteprima assoluta. Noi presentiamo il convegno, diciamo la conferenza stampa qui nella nostra. Quindi, come dire, è molto ricco il programma, non spiegherei tutti. C'è la presenza delle Ariette, fondamentale per avere sempre anche qualche produzione del territorio, non sono tante, quelle che ci sono vengono valorizzate. Noi parliamo di territorio, in questo caso abbiamo un programma molto variegato, che già la seconda edizione si è strutturato, anche grazie al lavoro anche di Alessandro Lancellotti, che ci ha aiutato non solo nella grafica ma anche nella acquisizione di progetti che vengono da tutta Italia, e abbiamo anche un cortometraggio francese. E siamo a livello di produzione, la rassegna è appena nata, quindi fa con le sue poche forze, ma fa tanto con queste poche forze. E quindi presenteremo questo film Sinai, che è un po' un manifesto del cinema di documentari chilometro zero. È un documentario cortometraggio girato tutto in un'isola della Dalmazia in un autunno speciale. Però appunto in quest'isola avviene una storia universale, cioè è proprio quello il senso. Trovare in un luogo definito, senza confini, però riconoscibile, una storia universale. Questo è il taglio della rassegna. Assolutamente. Mantenere la semplicità è veramente questo se vuoi anche un narcisismo, ma di fatto è nata spontaneamente. Chi partecipa a documentari chilometro zero è forzato a scendere a un livello di platea, ma anche di propria capacità di espressione, molto basata sull'etica del cineforum, in cui il pubblico ha più voce del regista. E quindi dovrebbe parlare più il pubblico che il regista o i curatori. La rassegna è arrivata la seconda, appunto, questa è la seconda edizione e siamo molto fiduciosi e anche molto felici di farla e soprattutto di mantenere anche proprio le linee guida e i cardini che hanno proprio contraddistinto quella dello scorso anno, che sono state sicuramente la semplicità, la socievolezza, l'essere, lo stare assieme, lo stare raccolti. E sono state l'anno scorso delle serate molto belle. Ma molto semplici, quindi questa, come dice Enrico, no? Questa bellezza nella semplicità.